quinto convegno delle associazioni europeo-americane. Arriva a SPAC e con un aereo personale il principe Bernardo d'Olanda, accolto dall'ambasciatore del suo paese e da Tarchiani. Al Quirinale incontro con Gronchi, franca intesa tra due nazioni che hanno dovuto lottare per la loro democrazia. In Campidoglio il ministro Martino apre il convegno, illustrando l'importanza dell'amicizia tra Europa e America. Tra i presenti Segni e Pella. Madame Bidot è stata l'animatrice di questi convegni. L'ambasciatore di Francia ascolta le dichiarazioni della signora Lius. Poi prende la parola Tarchiani a nome dell'associazione italo-americana promotrice di questo convegno romano. Bidot afferma che sui rapporti Europa-America riposa l'avvenire. I lavori proseguono a Palazzo Antici Mattei. Discorso di Mr. Hoffman, a noi amichevolmente noto come ex direttore dell'ECA. Al principe Bernardo è stata affidata la presidenza. Egli dà la parola a SPAC. Il ministro belga chiuderà il congresso e sottolineerà i risultati raggiunti. Uditorio unanime nella mutua amicizia.